Salve, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo cappellino per un giuramento dei carabinieri. È molto semplice da realizzare. Ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta e andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il cappello da carabiniere abbiamo con il filato nero un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo l'aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie e un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie e un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Per quest'altro giro facciamo in questo modo. Andiamo a fare il nostro lavoro lavorato in costa e andiamo a fare in questo modo. Andiamo a fare una mezza maglia, 4 maglie alte. Una mezza maglia e proseguiamo il lavoro a maglie basse lavorando sempre in costa dietro fino ad arrivare alla maglia qui che abbiamo realizzato per prima. In tutto saranno 30 maglie lavorate. Per questo giro andiamo a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie lavorate normalmente. Per quest'altro giro facciamo in questo modo, andiamo a lavorare una prima mezza maglia, facciamo 2 maglie alte, una mezza maglia e le restanti 20 maglie basse fino ad arrivare all'inizio, quindi in tutto saranno 24 maglie. Per questo giro andiamo a fare anche 2 diminuzioni e andremo quindi a contare 22 maglie. Le prime 4 nostre maglie le andremo a fare sempre una mezza maglia, 2 maglie alte e una mezza maglia, le restanti sempre maglie basse. Quindi in tutto con le nostre diminuzioni saranno 22 maglie basse. Andiamo a fare lo stesso lavoro, una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia saranno 20 maglie e andiamo a lavorare così come abbiamo fatto fino ad ora le prime 4 maglie, sempre lavorando una mezza maglia, 2 maglie alte e una mezza maglia, restanti a maglie basse. Andiamo ora a dare la forma al cappello. Dobbiamo cercare di dare questa forma qui tirando un po' la parte davanti. E spingendo invece l'esterno verso l'interno nei laterali in questo modo. Realizziamo ora la visiera continuando sempre il nostro lavoro. Cominciamo da questa nostra prima maglia, la lavoriamo in costa dietro e andiamo a lavorare 6 maglie in questo modo, 2 3 4 5 6. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare. Questa volta facciamo un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, saranno 8 maglie lavorate. Giriamo il lavoro e andiamo a fare nuovamente 8 maglie su quelle appena lavorate. Per rifinire il cappello andiamo a fare un giro di maglie basse che partono da questo lato qui del cappello fino ad arrivare a tutta la visiera, fino dall'altro lato della visiera.
ci appuntiamo con delle maglie bassissime nel laterale. Quindi arriviamo con delle maglie bassissime qui in laterale, giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare le nostre maglie basse per rifinire tutta questa parte della visiera. Togliamo il nostro marcapunti e andiamo anche nel laterale qui in modo da rifinire tutta questa parte. Andiamo anche lateralmente ed entriamo qui e andiamo a fermare il tutto in questo modo. Dopo aver chiuso, andiamo a bloccare con ago e filo in questo punto in modo da poter tagliare poi il filo. Per rendere la nostra visiera un po' più realistica, possiamo anche utilizzare del pano Lenci oppure della gomma Eva glitterata in modo da farlo venire lucido o qualsiasi un po' di plastica nera e andiamo a dare un po' la forma alla nostra visiera. Possiamo poi applicarla con un po' di colla o andiamo a cucire qui sulla visiera stessa. E con un po' di filo grigio andiamo a ricamare lo stemma, andiamo a fare in questo modo, facciamo prima un pallino e poi andiamo a realizzare queste volendo potete anche stampare il vostro stemmino oppure potete realizzarlo con la gomma Eva come più gradite, come vi viene meglio. Infine, con il filo rosso andate a realizzare la riga sul cappello e fermate bene. Dopo aver ricamato il vostro stemma, aggiungete il vostro portachiavi e sarà un bellissimo cappellino da poter utilizzare ad un giuramento per i carabinieri. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto numerosi al prossimo, condividete il video e se lo fate taggatemi e fatemi vedere i vostri lavori. Ciao ciao, alla prossima, un grande bacio.